Salve a tutti e ben al vostro. Troviamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, molto particolare e probabilmente anche molto lungo, conoscendomi credo che mi dedicherò parecchio. Cercherò tra l'altro di essere il più discorsivo possibile, cercherò di tagliare, magari editare pochissime parti di questo video proprio per permettere a chiunque di poter assistere a questa spiegazione come se fosse un unico discorso. Detto ciò, che cosa trattiamo oggi? È passato un anno dall'uscita di Ever Crisis, diverse cose sono cambiate, diverse cose sono state implementate all'interno del gioco, quindi mi sembrava abbastanza doveroso far uscire una nuova guida dopo un anno per tutti coloro che vogliono giocare a Ever Crisis, per tutti coloro che magari invece ritornano dopo un lungo periodo a giocare ad Ever Crisis. Ci sono ovviamente le varie sezioni di gioco che cercherò di trattare, i vari menu che comunque cercherò di discutere e di spiegare nel miglior modo possibile, in modo tale che tutti quanti possiate capire ed effettivamente semplificarvi la vita all'interno di questo. Iniziamo intanto con le cose di base, quindi questo è il nostro menu iniziale, quindi qui è dove noi praticamente abbiamo a disposizione tutte le informazioni del gioco, ovvero la nostra homepage. Ok, adesso il microfono dovrebbe sentirsi meglio, mi ero accorto che c'erano dei volumi non propriamente normali, quindi continuiamo. Quello che vedete su schermo in questo momento è la vostra homepage, quindi la pagina iniziale dove avrete accesso a tutte le funzionalità del gioco. Partendo subito da dove c'ho il mouse in alto a sinistra, potrete vedere il vostro status di account, quindi il vostro livello, la vostra biografia, il vostro max power, che comunque lascia un po' il tempo che trova. Non basatevi mai su quello che appunto è scritto come max power, perché il max power è solo un'indicazione di quello che è possibilmente il vostro profilo, il codice amico per chi ovviamente voglia mandarmi amicizia e poi in questo caso la gilda, dato che per l'appunto abbiamo la possibilità anche di vedere le gilde. Abbiamo la possibilità di cambiare il nome, di customizzare il nostro profilo con targhette, soprannomi, nomignoli, immagini, eccetera eccetera. Quindi questa sarà la vostra finestra dove potrete comunque cambiare tutte le vostre informazioni personali qualora lo riteniate più opportuno. Successivamente abbiamo la stamina, o stamina, chiamatela come vi pare e piace, anche se dovrebbe essere stamina, dove praticamente è rappresentata l'energia che voi utilizzerete all'interno del gioco per compiere missioni o comunque per svolgere determinati compiti che vi permetteranno di ottenere materiali e comunque in generale avanzare nel progresso del vostro account. Al momento io sono pieno, però ogni 3 minuti, se non mi ricordo male, ogni 3 ogni 2 minuti si ricarica una energia, quindi voi potete spendere la vostra energia e successivamente vi si ricaricherà. Si possono ricaricare le energie tramite i cristalli rossi o blu, e vi spiegherò a breve la differenza, oppure tramite i tonici stamina, che verranno comunque consegnati giornalmente. Si avrà la possibilità comunque di poterne accumulare diversi, quindi su questo non c'è assolutamente problema. Le gemme azzurre invece che vedete qui sopra in alto a destra è la valuta del gioco free to play, quindi la valuta che voi potrete accumulare all'interno del gioco tramite il completamento di missioni, il completamento di obiettivi e ovviamente delle volte vengono anche regalate dal gioco stesso. Mentre invece le gemme rosse sono quelle che si comprano, quindi in questo caso sono praticamente... Oh, c'è uscito il pacchetto, questo me lo prendo. Dove praticamente le gemme rosse si comprano, sono praticamente la valuta che voi potrete ottenere tramite soldi veri. Quindi voi pagate i soldi veri nella sezione shop, che vedremo tra poco, e potrete ottenere i cristalli rossi. Vi dirò anche come spendere i cristalli rossi qualora li vogliate comprare, quindi non vi preoccupate. Cercherò veramente di darvi tutte le informazioni migliori e cercando appunto di non tralasciare nulla.
Successivamente abbiamo questi tre tasti in alto a destra, che sono rispettivamente il tasto della chat, che solitamente viene utilizzato per quanto riguarda la chat di Gilda fondamentalmente, quindi potrete accedere alle conversazioni della vostra Gilda direttamente da qui, mentre invece questa sorta di valigetta è l'inventario, dove avrete la possibilità di vedere tutti gli oggetti che avrete accumulato all'interno del gioco e permettervi in generale di capire bene o male come siete messi con materiali per upgrade delle armi, materiali per la sintesi delle materie, le weapon parts, le memorie per uppare le vostre summon, i vostri personaggi, eccetera eccetera. Ma queste sono cose che vi spiegherò, quindi questo vi serve semplicemente sapere, essere l'inventario, quindi dove accumulerete tutti i vostri oggetti e potrete controllarli in qualsiasi momento. Mentre invece in alto a destra, qui le tre lineette che vedete praticamente qua sopra, è semplicemente il menu generale. Quindi il menu generale dove vi permetterà di dare un'occhiata al gioco nella sua, diciamo, struttura più complessa, dove avrete le missioni, le stream mission, gli eventi, i chocobo, l'highwind e tutto quello che vi interessa, comprese anche le varie informazioni del vostro profilo, i vostri amici, i login bonus e poi anche i settaggi per quanto riguarda il vostro gioco, quindi impostare la grafica, impostare il suono, impostare il manuale, le telecamere e tutto quello che vi interessa sapere. Per quanto riguarda invece tutto quello che vedete qui sotto, praticamente sono tutte le altre opzioni che vi consentono di gestire l'account al di fuori del gioco. Quindi gli inquiries, che sarebbero per l'appunto le richieste che voi fate agli sviluppatori qualora doveste avere qualche problema, quindi i ticket, la lista di gente che avete bloccata, i codici riscattabili utilizzabile, questo nella versione Steam, infatti io sto giocando la versione Steam dove potrete riscattare i codici che delle volte vengono diffusi su Twitter o comunque in alcune live stream dove vengono dati comunque degli oggetti ai giocatori, cancellare il proprio account, i crediti per coloro che hanno sviluppato il gioco, ritornare al menu principale, uscire direttamente dal gioco e le informazioni di base del gioco, quindi la versione, tutto quello che è possibile aggiornare, eccetera eccetera. Scendiamo invece adesso da questa parte a destra, cominciando dallo shop, quindi la sezione dove appunto potrete utilizzare il più delle volte i vostri soldi per comprare valuta interna o comunque degli oggetti che è possibile scambiare tramite i cristalli rossi. Infatti, come potete vedere, ci sono diversi pacchetti disponibili con soldi veri e poi gemme rosse che vi vengono date insieme a questi pacchetti. Ci sono pacchetti speciali che ovviamente vengono venduti in base alla situazione. Ora, in questo momento noi siamo all'interno del crossover di Final Fantasy VI, quindi abbiamo diversi pacchetti speciali che vengono offerti a un prezzo che solitamente potrebbe anche essere accattivante. Abbiamo anche degli altri pacchetti poi successivamente in base ovviamente alle varie celebrazioni, quindi qua abbiamo la sezione dei 10 milioni di download, qui la sezione crossover, qui la sezione speciale dei crossover, qui la sezione invece del rilascio del nuovo capitolo col nuovo personaggio di Angel e poi qui abbiamo tutte quante offerte, in questo caso sono le offerte speciali dove vi vengono offerte le gemme rosse più altri oggetti che è possibile ottenere per l'avanzamento del vostro gioco, i pass, che sono una meccanica comune ormai in tutti questi giochi, in tutti questi gacha, dove avrete la possibilità di poter potenziare il vostro account. Il Boost Pass, dove praticamente avrete la possibilità appunto di ricevere, in questo caso, oggetti tramite la stamina o comunque di poter refreshare il Jill Shop, che adesso vedremo tra poco, per più volte. Il Soldier Pass, dove appunto avrete la possibilità di ottenere più oggetti dalle coop, la sintesi delle materie viene ridotta del 30% e il drop rate del chocobo e delle spedizioni Highwind viene aumentato e ridotto. E poi lo stamina pass, dove appunto potrete ottenere 20 pozioni stamina al giorno effettuando delle missioni speciali e quindi avrete la possibilità di poter giocare più a lungo. Le memorie, che sono fondamentali per l'avanzamento del vostro personaggio e vi spiegherò ovviamente dopo come,
Lo shop giornaliero, dove è possibile comunque comprare oggetti giornalmente, quindi questo sarà uno shop che si aggiorna ogni giorno. Lo shop dove si comprano solamente le gemme rosse, quindi se non vi interessano pacchetti, non vi interessano offerte del gioco, potete venire qui e comprare direttamente le vostre gemme. E poi questo è quello che vi dicevo prima, ovvero il Guild Shop, quindi quello che con il pass di prima si può resettare, perché come potete vedere ogni giorno vengono messi degli oggetti a disposizione che si possono comprare con i Guild, quindi con la valuta di gioco, quella diciamo base, quindi soldi di base che servono per potenziare le armi, potenziare le cose, quindi potrete spendere i vostri soldi qui, quindi potete comprare tutto come potete vedere, e poi successivamente refillare lo shop. Questo shop può essere refillato fino a 3 volte di base, mentre invece con il pass potrete refillarlo altre 3 volte. Quindi come potete vedere, comprate gli oggetti, refillate lo shop, e praticamente dopo la terza... Ah no, posso farlo ancora una volta, e poi praticamente avete finito. Quindi praticamente potete rerollare questo shop tutte le volte che volete, e poi semplicemente comprare tutto ciò che vi interessa. L'exchange invece è un'altra sezione che si può comunque trovare dalla sezione sempre del menu, vedete, abbiamo la sezione del gift box dove praticamente vi verranno concessi i regali o comunque tutti gli oggetti ottenuti all'interno del gioco che potrete poi riscattare. Solitamente appunto tutte le pozioni, le stamina tonic che solitamente riceverete dal gioco si vanno ad accumulare in posta e potranno stare fino a un massimo di 90 giorni se non mi ricordo male, quindi avrete comunque tempo per poterle sfruttare. E poi invece l'exchange shop. L'exchange shop è dove praticamente voi potrete scambiare col gioco stesso valuta interna e oggetti che invece vi possono interessare più o meno per potenziarvi. Le medal exchange che sono diverse, come ad esempio per esempio quelle delle coop, che vi permetteranno di ottenere dei materiali, come in questo caso che sto facendo io, che sto svuotando le coop. Quindi come si ottengono queste medaglie? Semplicemente facendo le missioni in coop, quindi giocando multiplayer con altri giocatori all'interno del gioco tramite le varie missioni, le varie cose, otterrete questi gettoni che potrete poi successivamente scambiare all'interno di queste sezioni. Le Crisis Medal, che invece si ottengono tramite i dungeon, tramite Crisis Dungeon, che vedremo tra poco, e le Ultimate Medal, che sono delle aggiunte abbastanza recenti, proprio con l'anniversario, proprio perché sono state introdotte all'interno del gioco le Ultimate Weapon, quindi delle armi speciali, che ho già fatto un video a riguardo, quindi potrete andarlo a recuperare tranquillamente, non mi dilungherò, che vi consentiranno di aumentare la potenza comunque del vostro personaggio in generale. Ogni Ultimate costa 100 gemme, quindi 100 medaglie, che si ottengono tramite le difficoltà più difficili dei vari eventi che abbiamo a disposizione ciclicamente. Quindi nella sezione eventi, solitamente con gli stage X, che sono quelli mediamente difficili, avremo la possibilità di ottenere queste medaglie. Ogni 100 medaglie potremo ottenere un'arma, diciamo, Ultimate di quella gratuita. E comunque risulta più debole rispetto a un Ultimate presente nei vari banner, però è comunque una buona mano, soprattutto se non avete niente per quel personaggio. Successivamente abbiamo l'Enhancement Exchange, dove è possibile scambiare tutti i materiali per potersi potenziare. Questi sono i potenziamenti per le armi, questi sono potenziamenti per le materie, questi sono ovviamente potenziamenti sempre per le armi per aumentare di livello, queste sono le memorie che vi serviranno più in là per i personaggi, e poi queste sono le summon, sempre per lo stesso motivo. Il Chocobo Exchange, dove appunto avrete medaglie ottenibili tramite le spedizioni dei Chocobo, che vi farò vedere tra poco, e tramite queste medaglie potrete comprare Chocobo che vi aiuteranno nelle spedizioni. Guild Exchange invece sono tutte le medaglie che troverete e che comunque otterrete quando diventerete membri attivi di una gilda, quindi completando le missioni giornaliere e completando anche le Guild Battle otterrete queste medaglie che vi daranno accesso a delle altre armi che sarà possibile scambiare all'interno del menu apposito. Successivamente abbiamo degli exchange speciali, come le Mako Gem, che in questo caso rappresentano tutte le varie armi Ultimate che praticamente abbiamo avuto fino a questo periodo. Quindi abbiamo praticamente
l'arma Ultimate di Sephiroth, che comunque è già stata rilasciata, quella di Kite Sith e quella di Eris. Quindi questi sono exchange shop permanenti, e questa comunque è una cosa positiva, perché si possono, diciamo, in un certo senso anche convertire, come potete notare, le varie gemme qualora voi ne possediate, per poi ottenere le vostre armi. Però fate attenzione quando convertite, perché non è detto che per l'appunto possiate appunto ottenere le stesse armi. Infatti, come potete vedere, ogni Mako Gem ha la rappresentazione dell'arma in diciamo in toto, no? Quindi sapete voi che quando pullerete nei diversi banner potrete ottenere queste gemme per l'ultimate nella fattispecie. I Gear Exchange invece, dove sarà possibile ottenere dei vestiti gratuiti o comunque dei vestiti diciamo interscambiabili solo ed unicamente con questi ticket, che sarà possibile ottenere nello shop, come vi ho fatto vedere poco fa, una volta al mese, oppure tramite eventi speciali o comunque regali da parte del gioco. E la stessa cosa anche per il Weapon Exchange. Weapon Exchange, dove avrete la possibilità di ottenere dei ticket, soprattutto dal Season Pass, che vi farò vedere a breve, dove si potranno accumulare questi ticket che vi consentiranno di ottenere qualsiasi arma presente all'interno del gioco, tranne le armi collab e le armi limited, che sono delle armi speciali che escono una volta ogni tanto e che quindi potrete recuperare solo in quelle determinate occasioni. Successivamente abbiamo anche diciamo l'exchange shop per quanto riguarda gli eventi, quindi sia quello che è appena passato delle bombe e quello del crossover di Final Fantasy VI, che è ancora in corso per un altro mese, quindi potete scambiare da qui, ma ovviamente scambiare tramite l'evento stesso è più semplice, quindi vi farò vedere anche come si fa. Andiamo avanti con i gift, che vi ho fatto vedere già a che cosa si riferiscono, e le missioni. Cosa sono le missioni? Le missioni sono tutte quelle particolari missioni che dovrete effettuare ogni giorno, quindi ci saranno le daily per l'appunto, che vi consentiranno di ottenere oggetti, vi consentiranno di ottenere appunto dei materiali anche in generale per l'avanzamento del vostro profilo tramite i vostri punti. Quindi man mano che voi completerete gli obiettivi, sbloccherete le varie casse e otterrete oggetti tramite i punti che avrete accumulato sia giornalmente sia settimanalmente, e poi campagne che vi consentiranno di ottenere altri oggetti speciali durante appunto le campagne, che sono eventi particolari che non ci sono sempre, ma quando ci sono verranno comunque segnalate in questa zona, e poi gli obiettivi generali, che sono quelli all'interno del gioco che vi consentiranno successivamente di ottenere più che altro gemme, titoli e materiali vari man mano che voi avanzerete con il vostro profilo, quindi diciamo una sorta di ricompensa in base agli sforzi che voi avete messo all'interno del gioco. E poi anche le missioni, in questo caso del crossover, perché abbiamo appunto le missioni crossover, e successivamente completando queste choco board, fondamentalmente alla Dissidia Opera Omnia, quindi obiettivi che dovranno essere completati per sbloccare appunto poi diversi premi in generale. Season Pass, meccanica che ormai praticamente conosciamo da qualsiasi gioco dello stesso genere, dove non credo di dovermi dilungare troppo, dove appunto avremo degli oggetti da riscattare gratuitamente completando le missioni, come potete vedere qua sotto. Ora non ve lo posso fare vedere perché ormai questo l'ho già riscattato tutto, però completare delle missioni all'interno del gioco vi consentirà di ottenere le impronte Chocobo, comunque le impronte in generale, che vi consentiranno di aumentare di livello, ottenere oggetti. Comprando ovviamente invece la versione premium avrete la possibilità di ottenere il doppio delle ricompense, e come potete notare qui a livello 5 grazie al premium abbiamo il ticket per scambiare le armi del gioco, quelle che vi dicevo poco fa, e poi invece tutti gli altri materiali che vi serviranno in generale per boostare l'account, quindi le gemme, i vari articoli, i voucher per sbloccare le memorie dei personaggi, soldi, pozioni, gemme e tutto quello che vi interessa. Sezione delle amicizie, dove appunto avrete la possibilità di gestire la vostra friendlist, che adesso finalmente ha 99 posti, quindi non più 30, quindi potrete comunque mandarmi la vostra richiesta di amicizia qualora vi interessi. Queste sono le liste dei vostri amici in generale, queste sono quelle che avrete ricevuto e queste sono quelle che avete mandato voi per controllare se magari qualcuno non vi sta accettando o comunque se voi potete accettare qualcuno o meno.
E poi infine abbiamo le notizie, che sono tutte quante le notizie e aggiornamenti che è possibile comunque consultare all'interno del gioco, ma se seguite il mio canale non vi preoccupate, perché qualsiasi notizia nuova o qualsiasi notizia importante sarò io già a commentarla tramite i miei video, quindi questa sezione potreste anche lasciarla perdere. Spostiamoci invece dalla parte sinistra del gioco, dove ci sono tante altre informazioni da dare. Tasto home, che vi serve semplicemente per riportarvi alla schermata iniziale senza dover premere il tasto indietro 200.000 volte, quindi è una sorta di tasto reset che vi riporterà sempre e comunque in questa schermata principale. La schermata di growth, dove appunto growth in inglese vuol dire crescita, la crescita che è possibile sviluppare sia per le summon che per i personaggi. Questa è una sezione molto importante perché tramite le memorie, quelle di cui abbiamo discusso poco fa, avremo la possibilità di incrementare le statistiche base dei nostri personaggi. Quindi non solo aumenteremo il livello dei nostri personaggi portandolo in questo momento fino al livello 90, ma una volta portato il personaggio a livello 90, tramite le memorie che vedete qua sopra in alto a destra, le memorie semplici e quelle nobili che si ottengono appunto tramite le premium quest che vedremo a breve, avrete la possibilità di incrementare tutte le statistiche di base del vostro personaggio. Quindi, come potete notare, sulla sinistra avete questo schemino che vi farà vedere di quanto avete potenziato le vostre statistiche di base, e poi man mano con le varie memorie, come potete vedere, potrete sbloccare le varie funzionalità del vostro personaggio. Quindi utilizzando le memorie e gli oggetti in sovraimpressione, che sono praticamente i pezzi di materiale per potenziarsi, avrete la possibilità di incrementare le statistiche base del vostro personaggio. Potete incrementare anche le limit, che si sbloccano praticamente in fondo a questo character stream, quindi voi avrete la possibilità poi anche successivamente di gestire le limit del vostro personaggio, cominciando con quella di base che è cross slash. Sbloccherete successivamente la secondaria tramite obiettivi che dovrete completare per sbloccare questa limit, e una volta sbloccate le due limit potrete sbloccare la terza sempre tramite altri obiettivi che avrete a disposizione e che successivamente vi permetteranno di ottenere questi potenziamenti. Come si utilizzano le limit lo vediamo tra poco, quindi per il momento vi interessa sapere solo che il character stream vi consente di incrementare la potenza dei vostri personaggi e di sbloccarne le limit. La stessa cosa funziona per le summon. Anche le summon, man mano che voi le sbloccherete e man mano che avrete la possibilità di potenziarle, potrete in un certo senso migliorarne gli effetti. Infatti anche le summon possiedono praticamente due varianti del loro attacco, solitamente uno single target e uno invece AOE, che giustamente vi consente di fare danni a più nemici, ma anche loro, come potete vedere tramite le memorie che vedete qua sopra in alto a destra, potrete migliorare le statistiche. Loro, come potete notare, non hanno statistiche di base, quindi non hanno HP, non hanno attacco, non hanno niente, ma hanno il charge speed, che sarebbe praticamente la capacità di caricare prima la summon all'interno della battaglia, e la potenza, quindi la capacità di poter fare danni. In questo caso Ifrit, che è la prima summon che a breve tra l'altro riceverà il suo power up, abbiamo la possibilità di incrementare la velocità del 4% e la sua potenza addirittura del 40%, aumentando di livello anche le sue abilità, e per il momento è 5. Mentre invece, come altre summon, in questo caso Shiva, abbiamo la possibilità di incrementare l'altra sua limit, o comunque l'altro suo attacco, fino al livello 10. E come potete vedere, raddoppiare praticamente le sue potenze. Quindi charge speed di livello 8, quindi portato praticamente all'8%, e la potenza dell'80%. Perché Shiva, a differenza di Ifrit, ha già avuto il suo power up, ha già avuto il suo boost. Anche Ramu lo ha ricevuto, quindi piano piano tutte le summon riceveranno il loro potenziamento e da lì poi potremo renderle ancora più forti. Successivamente abbiamo la sezione delle Enhance, che si divide in 4 categorie, mentre invece prima erano soltanto 3, quindi ecco perché faccio anche questo video. Si dividono in 4 categorie perché sono state aggiunte le Ultimate Weapon, come vi ho spiegato poco fa. Nella sezione Weapons sarà possibile incrementare il livello e le statistiche di tutte quante le vostre armi. Come si fa ovviamente ad aumentare il livello delle armi? Si può fare in due modi diversi. C'è
la possibilità di aumentare il livello dell'arma stessa, come potete vedere, quindi cercare di portare l'arma a un livello tale che possa appunto incrementare le proprie statistiche, come potete notare qui sulla sinistra, il P-Attack che si riferisce all'attacco fisico e M-Attack che si riferisce all'attacco magico. Quindi aumentare il livello dell'arma aumenta le sue statistiche di base, ma per quanto riguarda le armi all'interno di Ever Crisis dobbiamo parlare sia di statistiche base che aumentano grazie al livello e sia di abilities, quindi l'abilità dell'arma stessa invece viene incrementata tramite gli overboost. Cosa sono gli overboost? Gli overboost sono queste stelle che vedete praticamente nelle vostre armi, dove inizialmente saranno gialle, quindi a identificare la rarità diciamo dell'arma, quindi arma 5 stelle, quindi arma rara che comunque sia è a livello base. Le stelle rosse che invece contribuiscono ad avere gli overboost di livello intermedio e poi le stelle rosa che invece vi permetteranno di ottenere l'overboost di livello avanzato. Ogni 5 overboost ovviamente si completa uno stato, quindi prima bisognerà ottenere 5 stelle rosse per poi ottenere 5 stelle rosa e ottenere il potenziamento massimo della vostra arma. Come si fa ad ottenere gli overboost? È molto semplice, tramite la copia della stessa arma che viene convertita in weapon parts, oppure tramite parts generiche del vostro personaggio che possono essere utilizzate per incrementarne il livello. Infatti, se io vi faccio vedere per esempio come enhance, quindi come potenziamento, posso scegliere di potenziare il livello e quindi permettere alla mia arma di crescere il livello e aumentare le stats, oppure aumentare la rarità dell'arma per incrementare le sue abilità, quindi le sue core ability, che sarebbe per l'appunto l'abilità specifica dell'arma. Quindi equipaggiando quell'arma voi sbloccherete quell'attacco, e poi le refined abilities che invece vi consentiranno di incrementare delle statistiche e vi consentiranno di rendere il vostro personaggio più forte, ma di questo ne parleremo dopo. E poi ultima sezione aperta di recente, i brand. Cosa sono i brand? I brand sono delle pietre o comunque sono dei potenziamenti relativamente facili da ottenere, che si ottengono comunque tramite eventi o comunque scambiandoli tramite lo shop degli eventi, che vi consentiranno di incrementare statistiche di base della vostra arma. Quali sono le statistiche di base? Ovvero queste: gli HP, l'attacco fisico, attacco magico, difesa fisica, difesa magica e cura. Quindi queste saranno le vostre statistiche che tramite brand potrete migliorare e potenziare. Abbiamo diversi brand, questo ovviamente l'ho spiegato già in un altro video, ma un'infarinatura generale ve la do anche qui. Abbiamo diversi brand che, come potete vedere, vengono differenziati dalle varie concine. Quindi avremo una tipologia di brand che sarà dedicata a tutto ciò che è fisico, quindi spada, attacco fisico, scudo, difesa fisica, scettro, attacco magico, cappello da mago, difesa magica e poi stelline che indicano appunto la capacità di poter curare, come potete vedere, e poi il cuore che invece indicano gli HP. Quindi come potete vedere le immagini sono un riferimento alle statistiche che avete praticamente qui sulla sinistra. Mentre invece il colore che notate diverso di questi brand sono la rarità, ed è praticamente la stessa cosa delle armi. Quindi i brand 3 stelle sono quelli di qualità inferiore, i brand 4 stelle sono quelli di qualità normale o comunque di qualità media, e poi i brand 5 stelle invece sono quelli diciamo di lusso, chiamiamoli così, che vi consentiranno di ottenere non solo dei potenziamenti specifici per la vostra arma, ma vi consentiranno comunque di ottenere anche dei numeri molto più alti e dei valori molto più efficaci per quanto riguarda il vostro potenziamento. Mentre invece, come vi stavo dicendo prima, le armi vanno potenziate in due modi, quindi livelli per incrementare le statistiche e rarità invece per incrementarne le abilità e quindi incrementarne la potenza in generale dell'abilità. Le armi Ultimate nella sezione Ultimate funzionano esattamente nello stesso modo, quindi avrete la possibilità di poter potenziare il livello della vostra arma per far raggiungere il livello massimo. E successivamente avrete anche in questo caso i brand e anche in questo caso la possibilità di sbloccare il livello massimo dell'arma. Le armi Ultimate fortunatamente non hanno bisogno di overboost, quindi sono delle armi già a rarità 6 stelle, quindi molto superiore rispetto alle armi classiche che arrivano a 5 stelle e che sono già
al massimo della loro potenza, si possono semplicemente portare al livello massimo. Infatti, come potete notare, le uniche finestre che abbiamo in questa sezione sono livello e brand. Non abbiamo praticamente la sezione di ability o comunque di rarity, no? Quindi di rarità. Successivamente abbiamo le materie. Altra sezione di gioco molto particolare, se vogliamo definirla in un termine comune che tutti quanti possiate comunque bene o male conoscere, possiamo un pochettino interpretarli come gli artefatti di Genshin, se proprio vogliamo dirlo. Perché? Perché le materie vanno equipaggiate ai nostri personaggi per incrementarne statistiche. Infatti, come potete vedere, abbiamo tutte delle statistiche che ogni materia che andremo a craftare all'interno del gioco ci permetterà di incrementare. Statistiche flat, quindi vuol dire senza percentuale con numero fisso, oppure statistiche in percentuale, che sono quelle che ovviamente io vi consiglio sempre di portare su. Le statistiche in percentuale sono sempre migliori perché vi consentono comunque di moltiplicare la base di quella che avete già. Quindi se voi riuscite ad ottenere una base alta di attacco fisico, il moltiplicatore vi consentirà di ottenere una cifra ben più elevata. Quindi cercate sempre di ottenere materie con moltiplicatori in percentuale, ovviamente di qualità maggiore. Perché? Perché le materie, infatti, si possono craftare tramite la sintesi. Quindi la sezione della sintesi vi servirà semplicemente per craftarvi le vostre materie. Mentre invece la sezione materie serve a potenziare le vostre materie. Quindi selezionando una materia avrete la possibilità di poterla potenziare. Anche le materie riescono a potenziare il livello. Quindi solitamente si può potenziare il livello fino a farla arrivare a livello 5. Una volta arrivata a livello 5, se è una materia che vi soddisfa come statistiche, potrete decidere di sbloccare il livello 10 e successivamente, come potete notare, portarla a livello massimo, quindi poterla portare fino al livello 10. Se avete fortuna, perché questa è anche una questione di fortuna, la vostra materia, nel mentre sbloccherete il level cap, quindi dal 5 al 10, se avrete fortuna, la vostra materia potrebbe aumentare di rarità. Quindi non è come con le armi che con le weapon parts o con in generale le varie sezioni è possibile aumentarne la rarità. Qui invece la rarità è semplicemente botta di culo. Quindi se le craftate e vi escono direttamente 5 stelle, avrete comunque la possibilità di potenziare una materia 5 stelle. Se invece per puro caso otterrete una materia 3 o 4 stelle, tramite il level cap potrebbe balzare e potrebbe arrivare ad arrivare praticamente alla rarità di 5 stelle. Mentre invece, ora che ci penso, non vi ho fatto vedere praticamente la rarità. La rarità, praticamente, come potete notare, si può aumentare in questo modo, con appunto gli overboost. Gli overboost, come vi stavo spiegando prima, sono l'incremento delle varie stelle, quindi prima rossa e poi rosa. L'incremento delle stelle rosa e rosse si fa tramite o la stessa copia dell'arma o tramite appunto le weapon parts, come vi dicevo prima, del personaggio. Quindi voi potrete utilizzare, perché ce ne vogliono 200, quindi qua c'è scritto che ne richiedono 200, una copia dell'arma vi darà direttamente 200 weapon parts, oppure ottenendo però ovviamente una copia 5 stelle dell'arma, sottolineiamo questa cosa perché ovviamente uno magari non capirebbe, le armi 3 stelle danno una weapon parts, le armi 4 stelle danno 10 weapon parts e le armi 5 stelle danno direttamente 200 weapon parts. Quindi questa è una cosa molto importante. E quindi servono proprio a questo le materie, cioè servono proprio a questo le parti specifiche delle vostre armi. Perché? Perché qualora voi abbiate comunque in questo caso 60 weapon parts generiche dell'arma, voi potrete sostituire, o per meglio dire aggiungere la differenza tramite le weapon parts specifiche. Ovviamente il mio consiglio qual è? Utilizzate queste weapon parts solo per le armi collab e per le armi limit, perché ovviamente sono quelle più rare da ottenere. Ovviamente qualcuno potrebbe chiedersi, Gio, ma questo upgrade rarity cosa mi serve? Questa è una sezione che voi non guarderete praticamente mai, perché l'upgrade rarity serve semplicemente per passare le armi dal livello 3 al livello 4 o dal livello 4 al livello 5. Ed è una sezione che voi
non dovrete mai guardare, semplicemente perché le armi si possono trovare in tutte le qualità, quindi livello 3, livello 4 e livello 5. Sta a voi e alla vostra fortuna trovarle prima o poi della rarità che per l'appunto vi interessa. Quindi voi la sezione rarity la guarderete solo ed esclusivamente per potenziare gli overboost. Come funzionano gli overboost? Gli overboost funzionano in modo alternato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni overboost aumenta praticamente le vostre refined abilities. Cosa sono le refined abilities? Le refined abilities sono quelle abilità che il vostro personaggio acquisisce quando equipaggia quell'arma come primaria o come sub weapon. Cosa sono le armi primarie e sub weapon? Lo vedremo tra poco. Quello che vi interessa sapere al momento è che le refined abilities consentono al vostro personaggio di acquisire queste capacità. In questo caso la resistenza al fuoco e la difesa fisica aumentata a tutti gli alleati con diversi punti. Perché ci sono questi punti di fianco? Perché i punti vanno ad incrementare la tier del vostro potenziamento. Quindi più punti avete, più il vostro potenziamento sarà efficace. Come potete notare, la resistenza al fuoco fino al livello 7, che è il livello massimo, vi consente di resistere danni fuoco addirittura del 50%. E gli overboost non fanno altro che incrementare questi punti. Quindi il vostro obiettivo è trovare l'arma, ovviamente, e potenziarla con gli overboost per incrementare i punti che consentono al vostro personaggio di diventare sempre più forte. Ora, come potete notare, gli overboost, e come vi stavo spiegando poco fa, funzionano in modo alterno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il primo, il sesto e il decimo overboost potenzieranno la core ability. Quindi aumenteranno il moltiplicatore della core ability. Mentre invece il secondo, quindi la seconda stella, la quarta, la settima e la nona, praticamente, aumenteranno la vostra refined ability secondaria. Infatti abbiamo comunque primaria e secondaria. Mentre invece, come potete vedere, con il vario colore delle stelle abbiamo il potenziamento delle refined. Quindi ricordatevi che la prima stella rossa, la prima stella rosa e l'ultima stella rosa, quindi la decima, aumentano il moltiplicatore dell'abilità. Mentre invece la seconda, la quarta, la terza, la settima e la nona, in questo caso, perché sono quelle dispari, aumentano l'abilità secondaria, mentre invece quelle pari, quindi seconda, quarta e ottava, aumentano praticamente l'abilità principale. Ok? Quindi ricordatevi, numeri dispari, refined in basso, numeri pari, refined in alto, mentre invece la prima, la sesta e la decima si occupano di queste. Quindi ogni refined abilities e ogni core abilities può essere aumentata di 3 volte, quindi può scattare il livello ben 3 volte. E questa è una cosa comunque molto importante, ma queste sono cose che comunque comprenderete anche man mano che giocherete, quindi non confondetevi troppo, vi basti sapere semplicemente che l'arma aumenta sia di livello che di overboost, punto. Le materie, vi ho spiegato anche che cosa vuol dire, mentre invece la sintesi, come potete notare, è la sezione dove si creano le materie. Ora, per esempio, ne riscattiamo una, in questo caso mi è uscita una merda, perché mi è uscita di qualità 2 stelle, ma nel momento in cui avrete gli slot liberi potrete sintetizzare le materie. Le materie si sintetizzano con le ricette, che si possono ottenere tramite i Crisis Dungeon, che vedremo a breve, e poi invece... una volta ottenute le ricette avrete la possibilità di poterle craftare con gli oggetti che praticamente sono richiesti. Le ricette, come potete notare, vedete, ci sono ci sono praticamente le ricette che vi sbloccheranno appunto la tipologia di materia, e poi qui ci sono i materiali che vi serviranno per craftarle. Ora, questa non tenetela in considerazione che è della collab, prendiamo invece una materia classica. Come potete vedere, materia ruin, quindi una materia molto classica di base praticamente, dove appunto abbiamo la ricetta che vi fa vedere anche dove è possibile ottenere la ricetta, quindi qualora voi non sappiate dove ottenere le ricette delle varie materie, qui avete la possibilità di capire dove ottenerla, e poi qui abbiamo i materiali a disposizione per poterla creare. Questi sono materiali che si ottengono tramite le varie missioni che si possono effettuare in solo, che andremo a vedere a brevissimo.
Quindi, una volta selezionata la materia che vi interessa, potrete decidere di craftarla così, nuda e cruda. Se invece volete tentare di aumentare la sua rarità, quindi come potete vedere qui abbiamo una sintesi di livello 4 che comunque è potenziata grazie ai bonus di Gilda, ma cosa ci dà la sintesi di livello 4? Una materia 2 stelle o più garantita con 3 substats garantite. Quindi che cosa vuol dire? Che avremo una materia di qualità verde, quindi 2 stelle garantita, minimo, con 3 substats garantita, quindi quelle 3 abilità, o anzi per meglio dire quelle 3 substats che vi ho fatto vedere poco fa garantite. Mentre invece se noi andiamo ad utilizzare i materiali, quindi utilizziamo la schermata Add Material, ora io li ho usati tutti, quindi non ne ho, però qualora voi abbiate i materiali di sintesi, che è possibile ottenere tramite eventi, tramite le co-op, cioè avete comunque la possibilità di poterne ottenere in diversi modi all'interno del gioco, potrete tentare di incrementare la rarità del crafting della vostra materia, quindi permettere addirittura di arrivare a una 3 stelle garantita con le substats garantite, eccetera eccetera. Purtroppo al momento la qualità massima è di livello 3 con 3 substats garantite, quindi le materie 4 stelle non sono garantite e quelle 5 stelle non sono garantite, purtroppo. Però c'è un'alta probabilità che vi possano comunque uscire, soprattutto se siete all'interno di una gilda che vi darà i boost per il miglioramento delle vostre materie in generale. Quindi creiamone una dove posso utilizzare i materiali. Quale posso creare? Forse il Thunder. Esatto. Come potete vedere, materia, che in questo caso è la materia di Thunder, con gli oggetti richiesti, e qui abbiamo tutti gli oggetti invece che mi serviranno per incrementare la rarità. Quindi aumentiamo. Come potete vedere siamo già a livello 4, aumentiamo ancora e arriviamo praticamente così al livello massimo. Quindi vedete, in questo caso abbiamo la sintesi a livello massimo, quindi livello 3 garantito, 3 o più garantito e 3 substats garantite. Facciamo aggiungi e sintetizza. Nel momento in cui vogliamo sintetizzare abbiamo un recupero delle informazioni degli oggetti che stiamo utilizzando e come potete vedere abbiamo l'inclusione di un oggetto 5 stelle. È uno ultra raro. Dice: vuoi creare questa materia? Sintetizza. Nel momento in cui sintetizziamo, la vedremo apparire qui. Una volta scaduto il timer, potremo raccogliere la nostra materia già craftata. Mentre invece, se vogliamo accorciare il tempo, avremo questi oggetti, che sarà comunque possibile ottenere tramite daily e in generale giocando, per accorciare subito il tempo per ottenere subito la materia. A me sinceramente per ora non mi interessa, quindi lo lascio scorrere, stasera se ne parla. Sezione del party, una delle sezioni più delicate che ovviamente bisognerà poi approfondire successivamente, con un video che ho già fatto tra l'altro su come buildare i personaggi, che vale ancora oggi. L'unica cosa che vi spiegherò qui in questo caso sarà la differenza tra il solo party e il co-op. Il solo party è praticamente il gruppo di 3 personaggi che utilizzerete nelle varie missioni da soli, quindi quando giocherete da soli, mentre invece co-op è praticamente la possibilità di poter costruire il vostro personaggio per partecipare insieme agli altri giocatori, quindi nelle varie lotte co-op. Come si buildano i personaggi? Ho già fatto un video a riguardo, non cambia nulla per quanto riguarda la costruzione del vostro personaggio, quindi vi rimanderò sicuramente a quei video. Mentre invece la sezione Draw è comunque la sezione ovviamente chiave e il cuore pulsante di questo gioco. Essendo Ever Crisis un gacha, è ovvio che noi avremo la possibilità di poterci migliorare e comunque poter ottenere armi e costumi per i nostri personaggi tramite la sezione dei pool. La sezione speciale solitamente contiene delle pool, o comunque contiene in generale dei banner speciali che per l'appunto vengono rilasciati solo in quel periodo di tempo. Infatti noi in questo caso abbiamo il daily crossover banner, dove ogni giorno resettandosi alle 9 di sera avremo la possibilità di fare una multisummon gratuita. Successivamente abbiamo lo step up, che in questo caso è sempre in collaborazione con Final Fantasy VI, dove tramite le gemme rosse, quindi quelle che si comprano, sarà possibile ottenere diverse multisummon.
e poi la summon in questo caso scontata di 1000 gemme per facilitare il draw in questo caso di armi di Angel, dato che qui un'arma 5 stelle sarà sempre garantita e appariranno solo ed esclusivamente armi di Angel. I banner crossover invece sono i banner speciali che vengono solitamente dedicati a un evento, in questo caso appunto il crossover di Final Fantasy VI, e questi sono banner rarissimi che non si sa mai quando possano ritornare, quindi qualora vogliate investire su questi banner fatelo ma con le spalle coperte. I banner featured che invece sono banner che escono in sinergia con eventi nello specifico, questi sono banner che comunque contengono armi che si potranno ottenere anche in futuro, quindi diciamo non vi preoccupate. E i banner invece limit break, che sono dei banner speciali, dei banner limitati per l'appunto come dice la parola stessa, e che praticamente cambiano un po' gli equilibri del gioco. Possiamo metterli allo stesso livello dei crossover in quanto rarità, però tecnicamente i banner limit break escono molto più spesso rispetto ai banner crossover. Ma l'arma protagonista del banner limit break non sarà recuperabile successivamente. Quindi anche in questo caso armatevi di pazienza e armatevi di gemme se volete affrontare una spesa in un banner limit break. E poi la sezione tickets, dove invece avremo la possibilità di pullare tutti i ticket che riceveremo all'interno del gioco. Quindi ticket per ottenere armi generiche, ticket 4 stelle, ticket personaggi, ticket 5 stelle garantiti, eccetera eccetera. Quindi tutto quello che racchiude la parola tickets verrà pullata in questa sezione. Successivamente abbiamo i vari menu sempre sulla sinistra, il menu della storia dove sarà possibile appunto completare e seguire la storia dei vari capitoli di Final Fantasy, Final Fantasy VII, Crisis Core, First Soldier e la seconda season di First Soldier, dove First Soldier è l'esclusiva mobile di questo titolo di Ever Crisis, quindi una storia completamente nuova, una storia indipendente da quello che abbiamo visto finora, che narra le vicende di Young Sephiroth, quindi di Sephiroth da giovane e il capire come effettivamente poi sia diventato quello che noi abbiamo conosciuto. Mentre invece la storia di Final Fantasy VII Crisis Core è identica a quella che conosciamo, ma può essere rivissuta in formato pocket, quindi può essere vissuta praticamente in formato diciamo mobile. Ovviamente non sono ancora complete, perché ancora ovviamente mancano diversi capitoli, però man mano verranno aggiornati. Solitamente i capitoli escono una volta al mese, all'inizio del mese, e quindi man mano che usciranno i capitoli andremo ad arricchire sempre di più le varie storie. Mentre invece la sezione eventi, a battaglia ci andiamo dopo, la sezione eventi vi farà vedere invece tutti gli eventi disponibili in questo momento. Eventi disponibili in questo momento che potranno essere farmati, dove si potrà appunto ottenere, diciamo, dove si potranno ottenere materiali, oggetti, armi free to play, costumi free to play o comunque tutto quello che è possibile farmare praticamente all'interno del gioco. Quindi ogni evento, come ad esempio quello del crossover di Final Fantasy VI, avrà delle missioni da completare che vi consentiranno di ottenere oggetti o valuta soprattutto interna all'evento, per poi andare nell'exchange shop dell'evento e, come potete vedere, scambiare praticamente oggetti tramite appunto i materiali che si ottengono tramite l'evento stesso. Quindi voi dovrete semplicemente completare le varie missioni, quindi quelle che potrete fare da soli, quelle che potrete fare in coop. Queste sono missioni speciali, ma non tenetene conto, perché solitamente l'evento viene diviso in storia, che tra l'altro questo adesso è un quality of life che hanno messo all'interno del gioco, ovvero dividere solo la storia in modo che voi possiate guardare solo la storia, fare le missioni da soli e fare le missioni in coop. Come potete vedere, le missioni in solo, quelle difficili, vi danno le medaglie per le Ultimate Weapon, come vi ho detto poco fa, mentre invece quelle giornaliere vi daranno più oggetti del normale, e poi tutte le altre missioni, come potete vedere a difficoltà crescente, vi consentiranno sempre di ottenere gli oggetti che vedrete qui in anteprima. Quindi in questo caso i brand fisici e poi gli oggetti a tempo limitato che vi consentiranno di scambiare oggetti nell'apposito shop. Ogni evento ha i suoi oggetti, ogni evento va farmato in separata sede e ogni evento, come potrete vedere, avrà la sua meccanica di riscossione degli oggetti.
Questo è un critical threat, dove praticamente si accumuleranno i biglietti con le varie missioni, che anche in questo caso sono divise tra missioni in solo e missioni in coop, e una volta che avrete completato queste missioni riceverete dei ticket che potrete poi utilizzare per ottenere i vari oggetti. Quindi la meccanica è sempre la stessa, farming e riscossione, farming e riscossione. Successivamente abbiamo le spedizioni che si dividono in due tipi, Highwind e Chocobo. Le spedizioni Chocobo sono quelle che avrete praticamente da subito, anche l'Highwind lo avrete da subito, però le spedizioni Chocobo vi consentiranno di poter non solo livellare i vostri personaggi, perché appunto tramite le spedizioni, come potete notare, potrete mandare i vostri Chocobo con personaggi che guadagneranno esperienza, quindi sarà comunque un livellamento passivo che avrete dei vostri personaggi, non incredibile, ma è comunque una mano. E poi successivamente, tramite la collezione collezione delle spedizioni, potrete ottenere vari oggetti che potrete controllare in anteprima tramite le varie spedizioni. Quindi avrete diverse sezioni che si sbloccheranno man mano che andrete avanti nell'esplorazione, trovando gli oggetti rari, eccetera eccetera, sbloccherete diverse sezioni. Queste diverse sezioni, come potete vedere, queste sono quelle nuove che io ancora sto livellando. Man mano che troverete oggetti rari e avrete la possibilità di incrementare la vostra barra, sbloccherete la sezione successiva, dove poi, prendendo oggetti, trovando oggetti, sbloccherete la sezione successiva, e così via. Man mano che sbloccherete le sezioni più avanzate, sbloccherete anche le tipologie diverse di Chocobo. Si comincia con quelle di pianura, con ovviamente la zampa classica del Chocobo. Si avanzerà con quello montano, quindi avrete la possibilità di trovare anche i Chocobo montani. E poi avrete i Chocobo di fiume e infine quelli che hanno aggiunto nuovi, praticamente i Chocobo di oceano, che ora non ve li posso far vedere da qua. Però se magari mi spuntano tramite l'exchange, eccoli qua. Questi qua invece sono i Chocobo oceano. Vedete che c'è l'onda praticamente qui. Questi sono i Chocobo d'oceano. I Chocobo anch'essi hanno delle rarità, che come potete notare adesso arrivano come massimo alla B+, addirittura, mentre invece il livello più basso io ora non ce l'ho, ma sarebbe praticamente il livello E. Quindi dal livello E fino al livello B+, avrete la possibilità di ottenere i vostri Chocobo. I Chocobo, che ovviamente maggiore sarà la loro rarità e maggiore saranno gli effetti positivi che vi consentiranno di aumentare le vostre spedizioni e aumentare praticamente l'efficacia delle vostre spedizioni, quindi è un crescendo continuo. La stalla vi farà vedere tutti i Chocobo in vostro possesso. L'exchange invece vi permetterà di poter controllare ciò che la stalla ha da offrirvi. Se quello che c'è all'interno della stalla non vi soddisfa, potrete rerollare lo shop e tentare di trovare magari il Chocobo che più vi aggrada. Anche in questo caso il refill, o comunque il reroll, chiamatelo come volete, costa kill, quindi soldi normali, valuta normale di gioco. Mentre invece le spedizioni Chocobo vi consentiranno di ottenere diversi oggetti. In questo caso, come potete vedere, potrete ottenere soldi, medaglie Chocobo e poi oggetti di esplorazione vari, tra cui questi, dove c'è scritto Exploration, sono gli oggetti rari che vi consentono di incrementare la barra esplorazione, quella che vi ho fatto vedere prima, ovvero questa, quindi la barra esplorazione. Mentre invece tutti gli altri oggetti sono praticamente oggetti di gioco che vi serviranno semplicemente da tenere da parte come scorta. E quindi praticamente voi avrete la possibilità di mandare i Chocobo in esplorazione, ottenere gli oggetti, sbloccare le nuove aree e andare avanti. Quindi molto molto semplice. La stessa cosa è praticamente sull'Highwind. Quindi anche l'Highwind è un metodo di ricerca e un metodo appunto di collezione, dove appunto avrete la possibilità di ottenere diversi oggetti tramite la vostra appunto tramite il tempo che praticamente vi consentirà di ottenere più oggetti, e potenziare l'Highwind vi consentirà di ottenere sempre più oggetti di qualità migliore, vi consentirà comunque di potenziarvi sempre più velocemente, eccetera eccetera. Quindi anche questa è una sezione un po' manageriale, chiamiamola così, che vi consentirà di diventare più forti, vi consentirà comunque di poter ottenere oggetti e vi consentirà di diventare più forti. Mentre invece le collection legate all'Highwind sono praticamente degli oggetti extra,
che otterrete man mano che potenzierete Lightwind, quindi man mano che porterete su di livello Lightwind, sbloccherete anche questi oggetti che vi daranno potenziamenti passivi per i vostri personaggi. Questa sezione del Lightwind, ragazzi, è incredibilmente importante, perché questa sezione vi consente di ottenere praticamente potenze in più per le vostre abilità, potenze in più per quanto riguarda la vostra difesa, potenze in più per quanto riguarda il vostro attacco, potenze in più per quanto riguarda le vostre stats in generale. Quindi dedicateci comunque il giusto tempo, perché questa sezione vi farà fare comunque un salto in avanti abbastanza evidente per quanto riguarda il vostro account. Quindi dedicateci il giusto tempo e cercate per l'appunto di migliorarvi il più possibile. La sezione della Gilda invece c'è poco da dire, non c'è veramente nulla da dire, è praticamente la sezione dove potrete comunque gestire la Gilda per coloro che sono capi Gilda o vice Gilda, mentre invece coloro che frequentano la Gilda hanno praticamente i classici menu da Gilda dove potranno interagire con i loro compagni, eccetera eccetera. Ma se volete informazioni più dettagliate della Gilda, ho fatto anche su questo dei video a riguardo, quindi potrete andarli a recuperare. Infine la sezione Battle. La sezione Battle è quella più lunga, perché abbiamo le battaglie in solo e le battaglie in coop. Le battaglie in coop non vi permette altro che di scegliere praticamente degli stage coop che verranno comunque rinnovati ciclicamente all'interno del gioco, in settimana, e come potete vedere man mano avrete praticamente diversi boss che potete sfidare in coop. Quindi potete sfidare tramite gente che per l'appunto gioca al gioco e vi consente successivamente di completare le varie sfide. Ora ci sono queste che sono nuove, che sono quelle di Shiva e Ramu in contemporanea, che devo ancora fare, però sicuramente i ragazzi della mia gilda mi daranno una mano, perché altrimenti li prendo a ceffoni. E praticamente poi ci sono anche degli altri boss che, come potete vedere, vengono praticamente cambiati ciclicamente, e delle volte appunto vengono aggiunte anche delle nuove difficoltà, proprio per permettere anche ai giocatori più avanzati di poter farmare più oggetti alla volta. Mentre invece per quanto riguarda la sezione in solo, vi consente di praticamente avere un menu incredibile di cose da fare per conto vostro. Le missioni giornaliere, e queste comunque vi consiglio di farle praticamente sempre, io ancora le devo fare. Le enhancement quest, che invece vi consentiranno di poter progredire all'interno del gioco per potenziamento delle armi, potenziamento del vostro personaggio, quindi ottenere esperienza al di fuori, diciamo, degli eventi e della storia, potenziamento delle sintesi, quindi per quanto riguarda le materie, e poi le premium quest. Le premium quest se ne possono effettuare soltanto 3 al giorno e vi consentiranno di ottenere degli oggetti estremamente rari, quindi dateci un occhio e in base a quello che vi serve fatele. Le summon quest, dove invece sarà possibile sfidare le varie summon, sbloccare le varie summon e successivamente potenziare le varie summon. La battle tower, che invece è un contenuto unico presente all'interno del gioco, che vi consente praticamente di mettervi alla prova con diversi nemici e condizioni extra che vi daranno più o meno difficoltà, fino ad arrivare al livello 100 nella torre principale e poi il livello 40 invece per le torri specifiche dei vari personaggi, che fortunatamente ho già completato, mentre invece la torre, quella centrale fino al livello 100, ancora devo andare avanti, ma semplicemente perché mi annoio, per il momento mi annoio. Quando avrò voglia e avrò tempo andrò a completare anche questa tower. E successivamente abbiamo le story quest, che per il momento sono state lasciate un po' così, sono state un po' abbandonate, dove abbiamo delle storie praticamente dei nostri personaggi che potremo approfondire. La storia di Cloud, la storia di Barret, Tifa ed Eris, almeno per ora. Si spera in futuro di avere altre story quest per approfondire la lore dei personaggi. Infine i dungeon, che si dividono in Criterion e Crisis Dungeon. I Criterion Dungeon sono dei dungeon più semplici, che praticamente si sbloccheranno man mano che andrete avanti con la storia, quindi dovrete necessariamente completare la storia per poter sbloccare questi dungeon, mentre invece i Crisis Dungeon sono bene o male la stessa cosa, però in formato più competitivo. Perché in formato più competitivo? Perché vi consentiranno comunque di affrontare diversi stage, comunque diversi dungeon in difficoltà normale e difficile, e poi in alcuni casi, in modo ciclico, anche quelli veramente difficili, quindi i very hard.
Di questi dungeon io ho fatto le guide, quindi se li volete cercare comunque li potete trovare, giusto per avere le varie informazioni. E completare questi dungeon, praticamente completare questi Crisis Dungeon, vi daranno le Crisis Medal, che come vi ho detto poco fa sono molto importanti perché vi consentiranno di ottenere degli oggetti tramite queste medaglie. I più importanti che vi consiglio di andare a scambiare sono la Buster Sword, che sarà inserita ogni mese all'interno di questo shop, e il ticket per un'arma 5 stelle garantita, che verrà inserito sempre al mese all'interno di questo shop. Poi ovviamente anche queste materie, che sono molto importanti e che sono già molto forti e che potrete comunque comprarle direttamente, ma la cosa più importante sarà ottenere le copie della Buster Sword per fare gli overboost, come vi ho spiegato poco fa, e il ticket 5 stelle per avere un'arma 5 stelle garantita al mese e quindi permettervi comunque o di trovare un'arma che vi manca o potenziare un'arma che per l'appunto vi serve e che dovrete potenziare in un modo o nell'altro. Detto questo, direi che come informazioni generali ci siamo. Tutto quello che dovevate sapere del gioco, tutto quello che dovevate sapere dei menu e tutto quello che vi interessa è stato racchiuso in questo video. So che dura tanto, però mi fa piacere comunque aver spiegato tutto quello che è presente all'interno del gioco. Se ovviamente ci sono domande, se ci sono ovviamente anche delle curiosità, se ci sono delle cose che vi interessa sapere più nel dettaglio, vi invito a joinare il server Discord che trovate in descrizione, e per coloro che magari vogliono iniziare a giocare anche in modo un po' più competitivo, io ho due gilde a disposizione aperte, dove la prima è totalmente competitiva e i posti sono ormai chiusi, ma la seconda gilda è un luogo un po' più tranquillo che tende a essere competitiva, ma non come la gilda 1. Quindi cerchiamo comunque di mantenere un equilibrio tra competitività e anche gente che vuole semplicemente godersi il gioco, ma vuole comunque avere un'esperienza a 360 gradi. Quindi non fatevi problemi. Potete joinare su Discord, potete chiedere tutte le varie informazioni e ovviamente qualora vogliate joinare in gilda presentatevi e non aspetterete troppo prima di poter godere il gioco insieme a noi. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video possa esservi utile in generale, spero veramente che vi possa essere utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Adieu.